Buonasera a tutti e benvenuti allo Spazio Life. E questa sera siamo qui con Domenica Bruni, ricercatrice di filosofia del linguaggio all'Università di Messina. Domenica si è laureata in filosofia presso l'Università della Calabria e ha conseguito il dottorato di ricerca in scienze cognitive presso l'Università di Messina, con una tesi intitolata La forza della natura, le radici evolutive del sesso e dell'innamoramento. Si occupa di linguaggio, evoluzione e natura umana. Grazie Domenica per aver accettato conversazione e questa sera parliamo con Domenica di una rivista che mostro, rivista appena uscita, che si chiama Animal Studies, rivista italiana di specismo, collaboro anch'io tra l'altro, di cui Mimma, se posso chiamarti Mimma, Sì, grazie. ha curato il secondo numero intitolato Like Me, mente e diritti negli altri animali. Allora, Mimma, per cominciare, ci dici un po' qual è stato il criterio che ti ha ispirato nella scelta dei contributi per questo numero, o diciamo in altri termini, qual è il filo conduttore dei diversi contributi di questo numero speciale? Sì, innanzitutto buonasera e grazie a te Maria Giovanna di avermi invitata questa sera. Sì, una, diciamo, delle caratteristiche, di Animal Studies in generale, non solo di questo numero, oltre a quella di essere una rivista accademico-filosofica, è anche una rivista tematica. Questo significa che, ogni numero ha un tema ben definito. Solo per citarne alcuni, penso appunto al numero che ha dato, diciamo, origine alla rivista, il primo numero curato da Marco Maurizi, è stato dedicato alla natura, e gli altri saranno dedicati ad altri temi come la morte, l'economia, la biopolitica, o proprio gli antispecismi così in discussione. Il secondo numero, appunto quello curato da me, ha come, diciamo, tema la mente degli altri animali. Sono, come hai appena detto tu, una filosofa del linguaggio e dunque in un certo senso, affacciandomi alla mia finestra virtuale, io ho a che fare con i filosofi del linguaggio e soprattutto di quei filosofi che si occupano di linguaggio e mente negli altri animali. Quindi sono questi autori che hanno in un certo senso animato questo mio numero. Ho scelto i filosofi non solo perché mi occupo di filosofia, ma perché credo che i filosofi affrontano i problemi in un modo un po' diverso rispetto a come li affrontano, ad esempio, gli scienziati, perché è proprio il modo di formulare le domande filosofiche che è diverso. Le domande filosofiche non sono domande che assomigliano, ad esempio, a quanto dista la Luna dalla Terra, cioè non sono domande così precise che hanno bisogno di risposte precise o di, appunto, come posso dire, delle soluzioni nette. Ad una domanda filosofica, dunque, non si può rispondere in maniera precisa perché la domanda filosofica tende a tematizzare e problematizzare gli argomenti in questione. Inoltre, ho scelto i filosofi perché credo, e questo è un po' l'obiettivo generale della rivista, credo che sia importante far interagire sia la dimensione teorica con la dimensione pratica, che è quella degli attivisti animalisti, quella dimensione pratica che viene fuori per chi di voi ha dato un'occhiata al nostro blog, che è appunto Asinus Novus, che è una sorta di appendice a questa rivista. E credo che un attivismo che sia capace di nutrirsi di teoria, di riflessioni filosofiche, essendo più consapevole in questo modo delle ragioni delle proprie battaglie, può sicuramente avere maggiore successo, almeno questa è una mia opinione. Dall'altro lato, del resto, anche la filosofia, chi fa filosofia, chi fa teoria sugli animali, se non entra, se non si sporca le mani con la realtà, se non entra nel vivo delle cose, sicuramente rimane fine a se stessa. Ho scelto anche i filosofi per trattare questo tema, perché i filosofi si sono da sempre interessati e si interessano alla mente, a partire da Aristotele, alla mente degli altri animali, molto di più di come hanno fatto gli scienziati. Ed è quello che fanno appunto anche le persone che ho coinvolto. Innanzitutto, questo è il caso di Tom Regan, che è un filosofo americano da sempre impegnato nel movimento animalista ed è uno degli esponenti principali del dibattito internazionale su questo tema, insieme a Peter Singer e a
Carl Cohen e altri esponenti del genere. Gli altri filosofi che ho coinvolto sono Pietro Perconti, che è autore di libri sulla coscienza e sulla autocoscienza negli animali umani e negli altri animali, Marco Carapezza, che è un filosofo del linguaggio dell'Università di Palermo, che è interessato alla differenza fra il linguaggio umano e i linguaggi animali, e poi Simone Pollo, che si occupa di natura ed etica animale, ed è dunque una persona che ha problematizzato nei suoi scritti la relazione da sempre esistente fra gli uomini, fra gli animali e gli altri animali. Gli autori però non sono solo filosofi, accanto a loro ho affiancato ad esempio Alessandro Minelli, che è un professore emerito di zoologia che ha insegnato all'Università di Padova e che è stato anche vicepresidente della Società Europea di Biologia Evoluzionistica, e il numero ospita anche un'intervista a Giorgio Vallortigara, che è uno psicologo comparato, un neuroscienziato, un etologo cognitivo, autore di libri che trattano in particolare il funzionamento della mente animale. Ne cito solo due, La mente che scodinzola oppure Il cervello di gallina, che sono libri proprio che hanno a che fare con la questione che è protagonista del numero. Senti, grazie mille. Ci puoi raccontare brevemente o sinteticamente so che è difficile ovviamente, ma che cosa sappiamo oggi, grazie appunto all'etologia cognitiva, alle scienze cognitive applicate allo studio della mente animale, della mente animale? Cioè c'è qualche caratteristica che continua a rimanere esclusivamente nostra, cioè di Homo sapiens, oppure ormai tutte le caratteristiche che pensavamo esclusive della specie umana sono state riscontrate negli altri animali? Dunque, per quanto riguarda l'etologia cognitiva, posso dire che diciamo, per buona parte del Novecento gli scienziati hanno considerato gli animali non umani dominati dagli istinti, proprio agiti dalla tirannia degli istinti, e dunque privi di pensiero, privi di sentimenti, privi di motivazione ad agire. Oggi però è finalmente possibile, così come scrivo nell'editoriale al numero, è possibile raccontare la storia del tramonto di un'idea, di un modello, e il modello a cui faccio riferimento è il modello cartesiano di animale-macchina, che priva proprio gli animali non umani di un mondo interiore. Ecco, se noi pensiamo solo per un attimo, se dovessimo rinunciare al mondo interiore, certamente è una rinuncia che noi non saremmo disposti a fare per alcuna ragione al mondo. Quello stesso mondo interiore è stato all'inizio, diciamo, privato, cioè è stato diciamo, non attribuito agli altri animali. Ora, il tramonto di questa idea è stato via via possibile non solo grazie a Charles Darwin, che già nel 1872, nel suo testo Le espressioni delle emozioni nell'uomo e negli animali, aveva messo ben in evidenza la continuità fra le specie, e aveva individuato elementi che militano in un certo senso in favore di una differenza non qualitativa, non ontologica, non quindi sostanziale tra noi e gli altri animali, ma una differenza di grado. Il tramonto dell'idea, diciamo, cartesiana, la possiamo definire così per brevità, è stato possibile anche, come dicevi tu prima, Maria Giovanna, grazie all'etologia cognitiva. L'etologia ovviamente esisteva già, cioè esisteva la descrizione dell'ethos, del comportamento degli animali. L'etologia cognitiva però cosa fa? Mostra che il comportamento degli animali, sia umani che non umani, è determinato da stati mentali. Quindi tutta l'impresa dell'etologia cognitiva in un certo senso è contraria all'etologia cartesiana, possiamo dire così, ed è impegnata a mostrare dunque che il comportamento degli animali è determinato da una mente e non solo dal funzionamento dei loro corpi, come invece prima si credeva. In un certo senso possiamo dire che l'etologia cognitiva infrange un tabù, il tabù della mente animale, nel senso che prima dell'avvento dell'etologia cognitiva parlare di mente animale era veramente un tabù. Infatti, diciamo, non si poteva utilizzare il termine mente, la parola mente, per spiegare comportamenti che erano simili all'accensione o allo spegnimento della luce in una stanza, proprio qualcosa di automatico. A partire invece dagli anni 60, negli Stati Uniti si assiste proprio a una vera e propria rivoluzione e al crollo, possiamo dire così, di tutti quegli edifici antropocentrici che l'uomo aveva costruito nel corso degli anni. E l'etologia cognitiva rivela l'interiorità degli animali, concependo il loro apprendimento non più appunto come un semplice riflesso condizionato, ma come una dovuto a una mediazione di processi interni che mirano a trasformare proprio le capacità cognitive del soggetto stesso.
Dunque, l'etologia cognitiva ha mostrato, tu mi chiedevi di sintetizzare, diciamo, cosa sappiamo di più della mente animale, ha mostrato che le funzioni cognitive che eravamo abituati ad attribuire agli animali umani sono riscontrabili anche in altre specie, e le acquisizioni migliori sono proprio quelle nel campo del linguaggio. Pensiamo che Carl von Frisch ha vinto persino il Nobel proprio per aver mostrato che quegli svolazzamenti delle api che fino ad allora erano per noi semplici ghirigori nello spazio, in realtà erano un sofisticato sistema di comunicazione. Questo lo si può dire del linguaggio, però lo si può dire anche per le capacità di orientamento spaziale, su cui proprio Giorgio Vallortigara è lo scienziato italiano principale, e per moltissime altre capacità cognitive, come ad esempio la capacità aritmetica, di coordinamento spaziale, di lettura della mente. Ci sono persino animali che sono capaci di seguire lo sguardo, quindi di in un certo senso leggere le intenzioni degli altri animali. Ci sono, ad esempio, solo per fare degli esempi, delle balene che sono in grado di comunicare con segnali a bassissima frequenza da una parte all'altra degli oceani. Oppure pensiamo ancora alle capacità di consapevolezza, di autoconsapevolezza, al fenomeno dell'inganno. Insomma, potrei continuare veramente per tanto tempo. Senti, mi riallaccio proprio a quello che hai appena detto, per parlare di un altro dei contributi di questo numero speciale, che è quello di Simone Pollo. Simone Pollo, in particolare, parla proprio del concetto di personalità animale e sostiene che l'animale debba essere considerato un agente, cioè un soggetto, come diremmo noi economisti, per esempio, dotato di un sistema di preferenze e dotato di una vera e propria capacità di scelta. Ecco, in che senso si può parlare di personalità animale e come, diciamo, il riconoscimento dell'esistenza di una personalità animale va a modificare il nostro rapporto con loro? E in che senso si può parlare di personalità animale? Direi non nel senso umano. Cioè, nel senso che quando noi parliamo di personalità, a proposito degli altri animali, non facciamo appello a tipi o stile di personalità, come invece facciamo per individuare ciò che differenzia, ad esempio, gli individui o i gruppi fra di loro. Il punto è che, riguardo a questa accezione, secondo me, del termine personalità riferita agli altri animali, non ne sappiamo molto, e direi che scientificamente non ne sappiamo, credo, nulla, cioè non abbastanza per dare una definizione, perché noi ricaviamo qualcosa che, diciamo, qualcosa solo dalle affermazioni, ad esempio, degli allevatori che sono in grado di discriminare uno stile diverso nei loro animali, oppure ad esempio dai racconti di chi possiede, di chi ha un animale che definiamo domestico. Io, ad esempio, distingo tra il mio gatto Cesare e gli altri gatti quando rispetto al suo modo di affrontare gli stimoli che provengono dal mondo esterno, ma al di fuori di questa osservazione, diciamo, aneddotiche, la scienza non dice nulla. E Simone Pollo, diciamo, appunto, non vuol dire che gli animali hanno personalità proprio in questo senso, ossia nell'accezione umana, ma appunto, come dicevi tu, che gli altri animali hanno una serie di caratteristiche che noi attribuiamo alla persona umana, quali ad esempio il senso di agency o appunto di agentività a cui facevi tu riferimento, ed è proprio il senso di agency che differenzia proprio la caduta, ad esempio, rovinosa di un masso di neve da uno sciatore che percorre lo stesso percorso rovinosamente. E io posso aggiungere, rispetto a quello che dice Simone, che persona non significa appunto essere umano, ma non significa solo essere umano, ma individuo che è in grado di provare un certo tipo di vita e un certo tipo di esistenza. Volevo aggiungere un'altra cosa, perché non ho risposto a... Prima tu mi avevi fatto due domande, una riguarda l'etologia cognitiva e poi un'altra che aveva a che fare se rimane qualche caratteristica da attribuire solo alle creature umane. Per rispondere a questa domanda, credo che sia necessario affermare che non si tratta solo di capire se c'è una caratteristica isolata che appartiene solo agli animali umani e agli animali non umani, perché la differenza, credo, tra noi e gli altri animali non è che noi abbiamo il linguaggio e gli altri animali no, che noi abbiamo la coscienza e gli altri animali no, ma che tutte queste cose ce li abbiamo in configurazioni e in grado diversi. Diverso, come aveva ampiamente scritto Charles Darwin.
quindi una differenza di grado, ecco. Certo, quindi diversità e non gerarchia. Sì, sì. Senti, sempre parlando appunto di diversi contributi del numero, c'è un articolo di Pietro Percon che parte dall'analisi dell'antispecismo, del pensiero antispecismo e del pensiero antispecista e pone in luce quella che secondo lui è una contraddizione nel pensiero antispecista contemporaneo, per superare la quale, sempre secondo la sua opinione, sarebbe necessario in qualche modo prendere in considerazione l'esistenza, che però è tutta da dimostrare, di un qualcosa che potremmo chiamare un'etica animale. Ecco, ci puoi spiegare qual è appunto il ragionamento di Perconti e anche dirci se e in quale misura lo condividi? Sì, l'idea di Pietro Perconti è sinteticamente basata sul fatto che se noi non vogliamo avere un atteggiamento che possiamo definire paternalistico, quindi solo mosso da compassione nei confronti degli altri animali e vogliamo rispettarli veramente come altri, occorre non tanto che noi proiettiamo sugli animali la nostra etica, ma che ne riconosciamo una differente e una genuina, che quindi riconosciamo a loro un'etica differente dalla nostra. A questo proposito, una storia che ho letto e che mi piacerebbe raccontare, brevissima. Si racconta che la madre dello scrittore Maupassant conduce, diciamo, il figlio a studiare insieme a Flaubert, chiedendo a Flaubert di insegnare a suo figlio come diventare scrittore. Allora Flaubert disse: vai davanti a un albero e inizia a descriverlo come se fossi il primo uomo che vede l'albero sulla terra. Quindi come descrivilo non conoscendo la parola albero e non conoscendo nessun tipo di categorizzazione, come appunto vegetale, legno, cioè tutto ciò che appartiene all'albero. Quindi descrivilo perché lo vedi. E io, diciamo, in un certo senso è questa l'idea di etica animale, anche celata un po' dietro le parole del saggio di Pietro Perconti, e che io condivido. Io, diciamo, auspico questo genere di operazione etica nei confronti degli altri animali. Come dicevi tu prima, noi, diciamo, non siamo il vertice della gerarchia della vita, o meglio, non esiste una gerarchia della vita, non c'è un giusto e un ingiusto, un dannato e un salvato, cioè, almeno non dovrebbe essere così. Diciamo, in sostanza è un gioco, l'etica è un gioco di grandi somiglianze e di grandi differenze, e solo così credo sia possibile pensare a un'etica animale. Io rispetto un altro animale non perché parla o perché è simile a me, ma rispetto un altro animale proprio perché è un altro animale, è diverso da me. Quindi è la mossa più difficile, quindi è avere un rapporto non con un'astrazione, con gli animali, con lo scimpanzé, ma con lo sguardo di quello specifico animale. Così, solo così penso che sia possibile immaginare un'operazione etica, un'etica animale, e in questo senso sono d'accordo con ciò che viene espresso in quell'articolo. Ho capito. Senti, ti faccio adesso una domanda un po' difficile, nel senso che, insomma, la risposta non, come dire, non ce l'ha nessuno forse. Non trovi che ci sia una certa contraddizione tra gli enormi progressi che sono stati fatti nell'etologia cognitiva e nelle neuroscienze applicate allo studio degli animali, che ci hanno e ci mostrano con sempre maggiore evidenza che il modello cartesiano è completamente sbagliato e che gli animali sono, per dirla brevemente, simili a noi in moltissime caratteristiche, e il fatto che alcuni di questi stessi scienziati cognitivi che studiano l'ambiente animale e che quindi ci dicono che gli animali sono come noi, continuino non solo a praticare e a utilizzare la sperimentazione animale, ma continuino anche in qualche modo a legittimarla e a giustificarla. E c'è da dire che questi scienziati non hanno nemmeno la, tra virgolette, scusante del ma noi lo facciamo per salvare vite umane, perché si tratta di ricerca di base che ha uno scopo puramente conoscitivo. Ecco, io trovo che sia una grossa contraddizione questa.
secondo te c'è forse cioè, ravvisi dell'opportunismo o della malafede in questa forma di, potremmo chiamarla, schizofrenia? In effetti è una domanda molto complicata alla quale rispondere. Sicuramente, diciamo, non mi sento di affermare che tutti gli scienziati siano in malafede o esercitano una forma di opportunismo. Sicuramente qualcuno lo fa, soprattutto per quel che riguarda la ricerca, credo anche la ricerca biomedica, la ricerca che ha a che fare con i cosmetici, anche perché lì ci sono interessi in gioco molto alti, soprattutto economici, e c'è un'opinione pubblica molto attenta, soprattutto in questo periodo, alla sperimentazione animale. Però appunto la sperimentazione animale è un ambito molto problematico, perché quando parliamo di sperimentazione animale parliamo veramente di tante cose, giustamente come dicevi tu, e bisogna fare attenzione al fatto che ci sono approcci agli animali diversi nelle scienze. Io, diciamo, ne cito solamente tre dei tanti. Uno è l'approccio più invasivo, che può sfociare nella vivisezione, che sfocia nella vivisezione, pensiamo appunto alla ricerca biomedica e a quella sui cosmetici, ad esempio. Poi c'è la psicologia comportamentale e l'etologia, ossia appunto la descrizione del comportamento osservato in situazioni controllate, quindi laboratori, zoo, parchi natura o grosse vasche per i pesci, e le situazioni controllate per la scienza sono necessarie, perché ovviamente bisogna controllare il contesto in cui quelle situazioni vengono sviluppate proprio per misurarle i risultati scientifici. E poi c'è la tipologia, che è l'osservazione, diciamo, allo stato selvaggio, come ad esempio fa Goodall, Jane Goodall o altri primatologi. Ecco, quello che è interessante notare è che i dati sul comportamento animale che provengono da tutte queste tre fonti sono dati convergenti, in un certo senso. Quello che dovrebbero fare gli antispecisti, a mio avviso, è persuadere gli scienziati a preferire l'osservazione comportamentale ai metodi invasivi e l'osservazione allo stato selvaggio rispetto all'osservazione in situazioni controllate. Una nota, diciamo, di polemica che ha caratterizzato questo numero è stata anche l'intervista a Giorgio Vallortigara, che appunto è un neuroscienziato, un etologo comportamentale, che studia gli animali proprio in situazioni controllate, in situazioni di laboratorio. Ora, ci tengo a sottolineare, non per difendere nessuno, ma Vallortigara non è un vivisettore, è appunto un etologo comparato che diciamo, osserva gli animali, che diciamo, la sua branca di ricerca è l'etologia, cioè il comportamento degli altri animali, che quindi osserva da vivi, anche perché non avrebbe alcun senso osservarli vivisezionati per i suoi scopi. Io però sono certa che, ed è una cosa secondo me che si riscontra giorno per giorno, cioè che man mano che le conoscenze sugli animali andranno avanti, crescerà, come sta crescendo, a mio avviso, il rispetto per gli altri animali, e quindi credo che in un futuro, non so quanto vicino o quanto lontano, i metodi invasivi saranno esclusi, almeno è un mio auspicio. Anche per la ricerca scientifica si troveranno metodi alternativi. In realtà questi metodi, Maria Giovanna, come sai benissimo, ci sono già, solo che sono ad esempio molto costosi, quindi in molti casi non vengono, cioè viene messo prima appunto la questione economica e poi la vita degli altri esseri viventi. Senti, ho un'ultima domanda da farti, che riguarda non il numero di Animal Studies, ma un tuo libro che hai pubblicato di recente, che si intitola Storia naturale dell'amore, in cui ti occupi proprio delle basi biologiche dell'amore. Allora, il titolo è naturalmente molto interessante e incuriosisce. Ecco, allora, come domanda conclusiva ti chiedo: è possibile dare una definizione di amore dal punto di vista esclusivamente biologico, e soprattutto è sensato, si può parlare di amore a proposito degli altri animali, degli animali non umani? Sì, la mia risposta è sì per entrambe le tue domande. Diciamo che credo che non sia stato Shakespeare il primo a porsi la questione, il quesito proprio shakespeariano per eccellenza, che cos'è l'amore. Credo che anche milioni di anni fa i nostri antenati se lo siano chiesti, e ho cercato di dare, come dici tu, una risposta a questa domanda dal punto di vista biologico, perché credo che questo sentimento abbia un'importanza fondamentale per la vita sociale di tutti gli esseri viventi, e perché sono convinta che in fondo tutti gli esseri umani,
abbiano provato l'estasi o la disperazione di un amore, di un sentimento, appunto del sentimento amoroso. E inoltre credo che una migliore comprensione di questa sorta di uragano, e così anche per gli altri animali, che investe le nostre vite, può certamente aiutarci a riconoscere e ad alimentare nel giusto modo questo sentimento. E l'esperienza dell'innamoramento, che ha a che fare con l'esaltazione, gli sbalzi d'umore, l'insonnia, l'ossessività per la persona che si ama, sono caratteristiche universali e sono caratteristiche presenti in parte e in gradi diversi anche negli altri animali. Fino a pochi anni fa la nostra interpretazione dell'amore è stata modellata, posso dire, dai versi dei poeti, dalle composizioni romantiche, dall'analisi degli psicologi. E quindi io credo che l'importanza di questi studi sia il fatto che si è resa necessario, per comprendere meglio questo sentimento, un approccio diverso, che ha consentito di mettere in evidenza un aspetto fondamentale, ossia che quando ci innamoriamo si attivano delle aree specifiche del nostro cervello che si sono sviluppate nel corso della nostra storia evolutiva. Quindi l'innamoramento ha una forte base biologica e storica, da qui il titolo del mio libro, Storia naturale dell'amore, in cui è importante inserire proprio il tema del tempo, proprio per capire come si evolve un determinato sentimento. Ciò che abitualmente noi chiamiamo emozione o sentimento, come nel caso dell'amore, è un potente impulso dal punto di vista biologico, è un impulso come la fame e come la sete. È esattamente come quando si ha fame, ci sono dei segnali interni che ci inducono appunto ad aprire il frigorifero e a mangiare per ripristinare una sorta di equilibrio, così ci sono segnali analoghi che ci rendono disponibili a una relazione amorosa. Quindi ne rappresentano il sostrato materiale, cioè le condizioni di possibilità perché si verifichi questo sentimento. E quindi è possibile esaminare l'amore dal punto di vista biologico, in un certo senso, brevemente, come si fa? Si fa, diciamo, inserendo l'amore all'interno di tutte quelle azioni che riteniamo essere naturali, e per far questo basta esercitarsi a scomporre l'amore in una serie di comportamenti. I comportamenti associati all'amore possono essere l'attrazione di un partner, la voglia di stabilire dei legami, la riproduzione, il prendersi cura della prole, tutti i comportamenti che sono presenti anche negli altri animali, e quindi anche in questo sentimento, per questo sentimento siamo posti proprio su una linea di continuità con le altre creature. E gli animali non umani, anche gli animali non umani, esprimono energia, attenzione focalizzata, euforia, desiderio, tenacia, possesso e affetto, proprio ciò che caratterizza l'amore. I dati in nostro possesso indicano che questo genere di attrazione è associata a due sostanze chimiche come la dopamina e la norepinefrina, che giocano un ruolo importante nella nascita, nel far scattare il sentimento amoroso e negli animali umani e negli altri animali. Quindi l'amore romantico, alla fine di questa storia naturale dell'amore, risulta profondamente radicato nella nostra biologia, più di quanto il senso comune ci abitua a pensare. Bene, benissimo, ti ringrazio per questa chiacchierata, e il tempo purtroppo è scaduto. E allora ricordo innanzitutto il libro appunto sull'amore, che riguardava l'ultima domanda, Storia naturale dell'amore, edizioni Carocci, e poi vi ricordo Animal Studies numero 2, Like Me, mentre diritti negli altri animali, compratelo, leggetelo, parlate. Senti Mimma, ti ringrazio e alla prossima. Buonasera a tutti. Buonanotte. Ciao.